bene, lo vediamo. Signor Caswell, sono di nuovo l'operatore del centralino. L'ambulanza sta arrivando. La collego col medico a bordo che parlerà con lei. È stato molto bravo, signore. Resti in linea. D'accordo, riferisco. Qui centrale, vi passo il chiamante. 911, qual è l'emergenza? Qui centrale, vi passo il chiamante. Per favore, tenete presente che è un anziano. Sta chiamando per la moglie. Qualche bella notizia? Un paio di incidenti e un uomo che ha cercato di aprire un bancomat con un'ascia. Immagino che avesse perso il codice PIN. Non dirlo a Judy, lo dimentica ogni volta. Ho sentito che Sam ha settimana libera, lo sostituisco io se stai cercando qualcuno. È già sostituito, da parte nostra. Grazie. La apro dopo. Bentornata. Qual è l'emergenza? C'è un nuovo messaggio. Ciao tesoro, sono mamma. Scusa se continuo a telefonare, ma sono preoccupata perché qui sta piovendo e la superstrada diventa un caos. Non voglio che tu venga col brutto tempo domani. Chiamami quando hai un momento, d'accordo? Salutami Ash. Ciao. Sta bene, Ash? Sta bene? Dimmi com'è, Ash. Assomiglia a una Emma. Che succede? Perché non piange? Emma! Emma! No! 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 Che c'è? Hai rifatto quel sogno? Ha preso Emma, l'ha presa. No, amore. Ha preso Emma. L'ha presa in braccio e l'ha portata via. L'uomo picchiava sulla porta, non l'ha mai fatto. Ma è solo un sogno, amore. Ti ho mai raccontato dell'incubo ricorrente che avevo al primo anno di medicina? Penserei che sono pazzo. Non possiamo essere due in famiglia. Allora, sto operando un tizio al cuore. E sono un chirurgo molto importante, nel sogno, ovviamente. Così apro il torace del tizio, sono pronto ad operare, pronto a salvargli la vita. Quando, come se fossi in un cartone animato, tutti gli altri organi prendono vita e cominciano a lamentarsi. Lamentarsi? Sì. Avevano delle facce buffe ed erano molto arrabbiati perché il cuore era sempre il protagonista della storia. Mi ricordo che la colecisti era la più irritata. Diceva: non ti importa di me, io sono superflua per te.
Sei tu il più pazzo dei due. Era orribile, credimi. Sono convinto che questa sia una delle ragioni per cui ho scelto di lavorare al pronto soccorso invece che in chirurgia. Per la colecisti? Per la colecisti, sì. Insomma, assomigliava a Donald Trump. Aveva una specie di riporto. Era dai, terrificante. Finiscila. Che ne diresti di far partire il nostro progetto con 4 anni di anticipo? Troviamo un bel paesino dove io posso tagliare il prato e tu puoi candidarti a sindaco. No, il prato lo taglio io. No, d'accordo, allora faremo a turno. Dai, rientriamo, pazzo numero uno. Bene, mistero risolto. Più vitamina K e il sangue dal naso smetterà. Le piastrine sono ancora un po' basse in conseguenza del parto e di un'emorragia. L'elettroencefalogramma in alcuni momenti è irregolare. È un'anomalia chimica, ma niente panico. Non è normalissimo, ma è assolutamente logico, vista la tua anamnesi e il recente stress. Può essere qualcos'altro? Pensi a un tumore al cervello? No, assolutamente no. Che cosa hai alle mani? Niente, solo niente. E le altre cose come vanno? Bene. Ho sentito che sei andata a una sola seduta. Ho ripreso il lavoro a tempo pieno, quindi... Ci sono in qualsiasi orario? Sì, ma sto coprendo molti turni. Faccio una telefonata se vuoi. Grazie, meglio di no. Michael, il senso di colpa associato alla perdita... È tutto, vero? Posso andare? Sì. Bene. Manhattan 1-1, ho un investito al 2 di Center Plaza. Si tratta di un uomo di 56 anni, è incosciente. 1-1, ora vi passo la chiamata. È tutta vostra, 3-7. Chiudo 1-7. 911, qual è l'emergenza? Qual è l'emergenza? Qui è l'operatore del 911, qual è l'emergenza? C'è qualcuno in linea? Pronto? Pronto? Sta battendo sulla cornetta, batta una volta per il sì. Non è in grado di parlare? Sei un bambino, perché tossisci e non riesci a respirare? C'è del fumo lì, un incendio. Un incendio, lì c'è un incendio? D'accordo. Ora stenditi sul pavimento col telefono più in basso che puoi, sotto il fumo. Cercheremo di trovare una porta. Ci riesci, vero? Tesoro, batti, così so che mi senti. Lo so che hai paura. Senti, ho un'idea. Voglio che mi dici quanti anni hai. Tu batti e io conto. Se ho contato bene, hai 6 anni. Ho ragione. Che cosa sta succedendo? Aprite la porta, aprite! C'è qualcuno lì con te? D'accordo, ora voglio che cerchi di trovare una porta o una finestra, ma resta sempre sotto al fumo, va bene? Ma che succede? Ti prego, parla con me. Qualcuno arriverà presto, te lo prometto. È una bambina. Voglio Manhattan 2 in linea. Manhattan 2. Confermi l'indirizzo? Come confermo l'indirizzo? Dovreste essere già lì. Calma, Ellie ha problemi con l'indirizzo. C'è sia Franklin Avenue che Franklin Street. L'ho perso, ho perso l'indirizzo. Era 2501 Franklin, questo lo so. Voi provate ad andare sulla Avenue. Ricevuto. Franklin Avenue, non c'è il 2501. Meglio controllare gli altri quartieri. Ci dirigiamo a Franklin Street. Non è possibile. Siamo su Franklin Street. Non c'è traccia di fumo da nessuna parte. Controlla
Tornate all'angolo, il 2501 deve essere all'angolo. Qui non c'è niente. Tornate indietro allora. Ma indietro dove? C'è una bambina in quella casa, avete capito? Ricevuto, va bene. Tutte le chiamate vengono registrate nel database. Io l'ho presa. Non c'è traccia della chiamata. Deve essere sfuggita. Abbiamo già perso degli indirizzi prima d'ora. Michael, non esiste traccia di quella chiamata da nessuna parte. Tu lo capisci o no questo? Non puoi mandare qualcuno a controllare il computer centrale? Perché non te ne vai a casa? A casa? Le linee stanno quasi per esplodere. Ce la caveremo. Chi chiama qui cerca aiuto. Non posso andarmene. Devo tornare al lavoro. Non te lo sto chiedendo, Michael. Va a casa. Non ti posso riammettere in sala finché hai ritrovato il tuo equilibrio. Lei sa che ci andrà. Che cosa hai detto? Eh? Quando mi sono girata, hai detto qualcosa? No, niente. Dobbiamo prescrivere altre analisi. Oh, scusami. Jack, devo andare. Era lì e io non l'avevo notato. Ash, ti chiamo quando arrivo da mia madre. Sì, starò benissimo. Ti amo anch'io. Pronto? Starlight, stella fatata, tu che tramuti un sogno in realtà. Chi parla? Se io te lo dico, si avvererà. Tesoro, hai sbagliato numero. Noi esprimiamo un desiderio stasera. Vuoi sapere qual è il nostro desiderio? Il vostro desiderio? Desideriamo che non sia più così buio qui. Qual è il tuo desiderio? Chi è al telefono? Ash! Ash! La sopravvivenza media è di una settimana, deve farsi ricoverare. Non so se dobbiamo chiamarla fortuna o intervento divino, ma qualunque cosa sia non durerà. Può chiamarmi il dottor Sims al telefono? Avanti, Michael, rispondimi, per favore. Michael? Ash? No, non ancora. Devo essermi addormentata aspettando.
poi torno a prendere lei. Michael! Michael! Non è ancora arrivata. Fatata, tu che tramuti un sogno in realtà. Grazie. Shane, ristorante. Serve aiuto? Sono l'autonominato vice sceriffo di Starlight. No, grazie, fa lo stesso. Le posso indicare il nome del ristorante, se vuole. Non serve. C'è una Franklin Street qui. Tutte le strade a Starlight hanno il nome di una stella. Sta cercando qualcuno in particolare? Meglio che mi presenti prima di intromettermi nei suoi affari. Bud Atherton. Sono il Gazette, cioè dirigo il Gazette. Redattore, addetto alla pubblicità e... faccio anche le consegne. Mio figlio si occupa della stampa quando si alza dal letto. Beh, io non sto cercando nessuno. Grazie del giornale. Qual è il tuo desiderio? E da dove è partita la richiesta? Perfetto, grazie. Dov'è? Ha usato la carta Starlight in Pennsylvania. È a un paio d'ore da qui. Oh, grazie al cielo. Ti chiamo quando arrivo là. Sì, d'accordo. E guida con prudenza. Se non ha ancora ricevuto il giornale, tra poco lo ristampiamo. Oh, è lei. Mi chiedevo se sa dirmi cosa significa. Ho visto questi volantini affissi dappertutto. Sì, siamo arrivati fino al lago di Starlight. Sono rimasti dalla festa della stella fatata. Li mettiamo sugli alberi per ricordare ai bambini di affidare un desiderio al principe delle stelle. È sua la stella fatata, amica dei bambini. È la stella polare, ma qui a Starlight la credono fatata. La facciamo ogni estate. Dove trovo i registri dei decessi? Al tribunale, ma non è ancora aperto e... quindi lei sta cercando qualcuno? Noi pubblichiamo i necrologi per tutta la contea. Lei mi dia, posso darti del tu? Dammi un nome e faccio una ricerca. Non lo so il nome. D'accordo, allora possiamo farlo con la data. Non so neanche quella. Dimmi che cosa sai. Che aveva 6 anni. Il Gazette è laggiù. Grazie. Ecco, ho trovato questi. No, qui non c'è. Possiamo andare ancora indietro di un anno? Posso sapere perché cerchi questa bambina? Questi li abbiamo già visti, io credo che... Michael. Ash, come mai sei qui? Non sai che cosa ho fatto per trovarti. Io vado a... Devi venire con me.
Devo portarti in ospedale immediatamente. All'ospedale? Tesoro, si è formato un aneurisma, qui nell'arteria anteriore. Si è rotta qualche settimana fa e hai una lenta emorragia. Cosa? Michael, sei davvero fortunata. La maggior parte delle persone muore senza neanche scoprirlo. Ash. È per questo motivo che avevi quegli incubi e quelle allucinazioni. Ash, io so perché la bambina morta ha rubato Emma. No, tesoro, nessuno ha rubato Emma. Perché vuole che io la trovi. Questa non è una cosa reale. Qualcosa di terribile. Amore, amore, lo so che a te sembra vero. Per questo. No, aspetta, no. Michael, ascoltami, ecco, calma, smettila, devo trovarla. Basta, tesoro, la devi smettere. Falla finita! È la tua mente che ti sta facendo dei brutti scherzi, capisci? Da salvare Emma e quindi cerchi un'occasione di riscatto. Oh, amore, sei tu quella che ha bisogno di essere salvata. Nessun altro, solo tu. Ma lei mi ha chiamata. Coraggio, vieni adesso, devo portarti all'ambulanza. Andiamo, dai, ci stanno aspettando all'imbocco della superstrada. Va bene, ti porteranno all'ospedale che è un paio di miglia da qui. E tutte queste cose spariranno, te lo prometto. Ascolta, devi tornare subito in macchina. L'ho vista. Devi ritornare in macchina. Nessuno ha preso Emma. Non c'è niente qui, Michael! Tesoro, non fare così, ti prego, torna in macchina. Dobbiamo andare in ospedale. Amore, Michael, dove vai? Michael, ma che stai facendo? Non c'è nessuno qui. Torniamo indietro. È qui, lo sento. Chi? Chi è qui? È giù. Tesoro. Tesoro, dobbiamo tornare alla macchina. Stai rischiando la vita. Che stai cercando? 1974, 2 anni. Cosa sono? Devono andare nell'altro senso. Ma che cos'è? 3 anni. Quattro. Questa era l'ultima. Come facevi a saperlo? Sei pronta? Quando è cominciata l'emorragia? Da 8 o 10 settimane. Sì, è vero. Il trauma può aver provocato la rottura. Andiamo. Non voglio fermarla. Cosa? Non potrò più trovarla. Sì, adesso mi curo. Non è reale, tesoro. Non è reale, come queste tavolette. Michael, se non fermi l'emorragia, tu morirai. Beh, forse è così che è scritto. Cosa? Questo è successo quando è nata Emma. Lei ora sta usando Emma per guidarmi. Forse questo è l'unico modo in cui può comunicare. Io non posso fermare l'emorragia e non lo farò.
Tesoro. È la mia occasione. Occasione? Ma per cosa? Che significa? Tu non vuoi che io impazzisca, vero? Ti prego, lasciami fare. Non è colpa tua, devi perdonare te stessa. Attenta. Chiaro. Siedi, siedi, siedi. Siedi, ora questa mettila via, dai. Metti la testa in avanti, tieni la bassa e ritroverai l'equilibrio tra un minuto. Ecco, respira a fondo. Resta qui, io vado a chiamare l'ambulanza e la faccio venire, d'accordo? Hai capito? Sì. Torno subito. Michael! Michael! Ho bisogno di sapere chi ha vissuto al 22 di Canopus Lane dal 1973 al 79. H.T. Waverly. Se ne sono andati nel 79. Dove sono andati? 78 Lakeside Drive. Buongiorno. Buongiorno a lei. Il signor Waverly? Henry Waverly? Esatto. Devo essere famoso se è venuto da New York per le mie esche. Ho visto la targa della sua macchina. Beh, mio padre è un appassionato di pesca, così ho pensato... Ha qualcosa per il suo compleanno. Scommetto che a suo padre piacciono le esche di qualità e io ne ho di molto interessanti. Non si muova. Vedo che posso fare. Buongiorno. Buongiorno, stavo curiosando un po'. Faccia pure, non c'è molto da vedere. Mi chiamo Michael. Ah, i suoi genitori volevano un maschio? Sì, credo di sì. Splendido posto. Grazie. Bene, continui a curiosare se vuole. Ecco qua. Prima qualità. Questa poi è straordinaria. Scusi, quelle tavolette servono a ricordare i premi che ha vinto pescando? Sì, una per ogni anno. Ah, quando mio marito era piccolo, suo padre gli prendeva il calco delle manine su una tavoletta di cemento ogni anno, per seguirne la crescita. Una bella idea. Oh, accidenti! Silva, oh mio Dio, ti sei fatta male. Ma no, mi è solo scivolato dalle mani. Ti sei tagliata? No, no, tutto a posto. Sei sicura? Pulisco un attimo. Pulisco io. Oh, per favore, non c'è bisogno. Prendo la scopa. Anche io rompo sempre tutto, sono distratta. A me non capitava da almeno 10 anni, è arrivato il momento. Avevo preparato un buon pranzetto per Henry. Ha gli occhi molto stanchi per essere una donna così giovane. Dorme abbastanza? No, non tanto. E cos'è che la tiene sveglia? È un bel ciondolo. Posso vedere la fotografia? Deve essere un ricordo importante. Una bambina. È lei che mi tiene sveglia. Sua figlia. Credo che sia la sua. Che cosa le è successo, signora Waverly? Com'è morta? Che cos'è questa storia?
Scusate, non voglio essere insensibile, ma io sto facendo dei sogni e penso che lei stia comunicando con me. Devo sapere che cosa le è successo. Lei esca dalla mia proprietà. La prego, signor Waverly, come è morta, Carrie? Se ne vada immediatamente. Lo farò, dovete solo dirmi che cosa le è successo. Chiamo la polizia. Vi prego, ditemelo. Voi non lo sapete. È così, vero? Non glielo chiederò di nuovo. Perché non lo sapete? Noi lo sappiamo che cosa è successo a nostra figlia. È il 6 giugno 1979. Affogata. Affogata. Nel lago di Starlight. A 3 isolati da casa nostra. È lei. Ne ero sicura, è lei. Ora vada via da casa mia. Subito. E ci lasci in pace. Bud! Ash. Michael. Ho trovato i suoi genitori. Michael, stai bene? Sì, sto bene, sì. Di la verità. È così. Michael. Sto bene. Ash, è lui. Chi? Se lo vedo ancora, mi implorerà di morire. Michael, stai bene? No. Michael, che c'è lì? Che sta succedendo? Che succede? Michael, rispondimi. Michael, dimmi dove sei. Ti prego, parlami. Sei ancora lì? Michael! Sì, sì, sono qui. Amore, ti sento a malapena. Dimmi dove sei. Ash, ora vado a casa di mia madre, va bene? Voglio che tu mi raggiunga là. D'accordo, arrivo subito. Tu continua a parlarmi. Non riattaccare! Michael! Maledizione! Caspita, mi hai messo paura. Visto che non c'è niente da rubare, che cosa fai qui? Stavo usando il telefono. È il mio computer, a quanto pare. Carrie Waverly? La conoscevi? Ho aiutato nelle ricerche, l'abbiamo fatto tutti. È questa la bambina che stai cercando? Sì. Ma sono passati quasi 30 anni. Perché la stai cercando adesso? Perché me lo ha chiesto. Chi ti ha chiesto cosa? Senti, io credevo di avere degli incubi. Sì, una strana bambina con gli occhi disperati. E poi ho cominciato a sentire, a vedere cose al di fuori dei miei incubi. Credevo di diventare pazza finché non sono arrivata qui e l'ho trovata. Lo so che sembra assurdo. Lo è anche per me, ma non credo che Carrie Waverly sia affogata. Io credo che le sia successo qualcos'altro. Il volantino. Sei tornata qui con quel volantino. Perché? Qual è il tuo desiderio? Perché è quello che Carrie mi ha chiesto. Subito dopo avermi detto il suo. Ora devo andare via. Scusa. Il giorno
in cui è scomparsa. Eravamo alla festa della stella fatata. Mi sono sempre chiesto... Chiesto cosa? Ho sempre dubitato che fosse veramente annegata. L'ultima volta che l'hanno vista era seduta sui gradini di casa sua. Silva disse che Carrie aspettava la macchina di suo padre. Henry era fuori città e al suo ritorno sarebbero andati alla festa vicino al lago insieme. Trovarono una sua scarpa laggiù. Tutti si fosse avviata alla festa e chissà come fosse caduta in acqua. Tutti tranne te. Un corpo si gonfia nell'acqua. I lacci sarebbero stati stretti, non lenti. Non le si sarebbe sfilata. E una cosa mi turbava ancora di più. Ammettiamo che la scarpa si sia sfilata. Da qui sono 2 miglia fino a dove abitavano i Waverly allora. Per arrivare laggiù la scarpa avrebbe dovuto galleggiare controcorrente per tutto il percorso. Perché non hai detto niente? Ci ho pensato per mesi. A che serviva? Ormai era tardi. La statale passava di qua? Sì, finché non hanno fatto un raccordo nel 92. Da dove si usciva dalla statale? A un paio di miglia da quella parte. L'uscita era questa. È vicina alla vecchia casa di Kerry, vero? Era circa un isolato in quella direzione. Ricordi qualcosa di questa pompa di benzina? Vendevano benzina. Era l'ultima prima del confine di Stato. Laggiù. Era qui. Hai detto che il giorno della festa Kerry stava aspettando la macchina di Henry. Sì. Beh, sarebbe uscito da lì per tornare a casa. Certo. Qui al distributore, dove avrebbe visto prima la macchina. Tu credi che sia venuta qui? Lui si è fermato a far benzina. L'ha vista. E poi ha buttato via la scarpa lungo la strada. Di chi stai parlando? Di quello che l'ha presa. Un forestiero. 2501 Franklin. Lascia perdere Street, Avenue, Road. Solo 2501 Franklin. Cos'è questo indirizzo? È da dove mi ha chiamata Kerry. Ti ha chiamata? Ci sono 2887 Franklin negli Stati Uniti. Devo chiudere gli occhi per qualche minuto. Grazie, agente. Dimmi che non è così, Ash. Che non è vero che Michael ha intenzione di uccidersi. No. No, certo che no. Ho dovuto dirlo alla polizia. Ho dovuto dire che vuole suicidarsi in modo che la trattengano. Oh. Mi dispiace di non averti avvertita. Avrei dovuto farlo e non l'ho fatto. Scusami. Buongiorno. Buongiorno. Ho pensato che caffè e dolcetti ti interessassero. Che bella idea. Dovevi essere stanca se hai dormito su quell'orribile divano. Sei sveglia? Sì. Che ore sono? Le 8. Questi che sono? Li hai disegnati ieri sera? Credo che l'uomo che ha preso Carrie li avesse tatuati sul petto. Lo hai visto? Dove? Io... Non so spiegare come succede, ma vedo le cose. E vedi anche i numeri vincenti della lotteria? Ti succede da sempre, insomma, di vedere le cose? È cominciato dopo la morte di mia figlia, Emma. È nata morta.
Una cosa che a volte capita, dicono, senza una ragione. Direi che si sbagliano. A quanto pare Emma aveva lo scopo di aiutare un'altra bambina. E se questa non è una ragione più che seria, non so cos'altro lo sia. Sì, forse questo era il suo compito. Bene, che cosa ne facciamo di questi? C'è un server chiamato NCIC. Lo usa la polizia, è un database che contiene tutti i dati sui crimini commessi. Lo ha usato anche chi ti ha dato queste informazioni. Pensi che te lo farebbe usare ancora? Sembra sia ora di riscuotere qualche favore. Circa dal 76 all'82. Il tatuaggio dovrebbe restringere il campo. Chi fa del male ai bambini non lo fa una volta sola. No, qui non c'è. Come facevi a conoscere quel sistema? Fa parte del mio lavoro. Sei un agente di polizia? Ausiliaria civile, sono centralinista del 911. Rispondi a chi chiede aiuto. Bene, a questo punto devo tornare da Shane a prendere delle altre foto. Non è in debito con me, così mi accontenterà. Aspetta. Hai riconosciuto qualcuno? No, credevo di... No. Che hai? Ti senti male? Sto bene. Devo soltanto andare in bagno. Carol. Ciao, Bud. Come va? Tutto bene? Sì. Vuoi vedere il tuo annuncio? L'ho messo in prima pagina. Ah, davvero? Così è ben visibile. Sei stato molto gentile. Ma figurati. Dove è andata? Chi? La bambina che è entrata con lei, dov'è? Non c'era nessuno con lei. Stai parlando di Carrie? No, Pat, non era Carrie. Era un'altra bambina. È questa, Nellie Lipton. Bambina scomparsa da settimane trovata in un garage bruciato. Un incendio. Nellie Lipton, scomparsa il 14 maggio 1979 a Williamsport, solo un paio di settimane prima della scomparsa di Carrie. Guarda la data dell'incendio del garage, 5 giugno 1979. Il giorno prima che scomparisse Carrie. Quanto è lontano Williamsport? È a 100 miglia a sud-est. Nellie Lipton scompare e muore misteriosamente in un incendio. Il giorno dopo il suo ritrovamento, Carrie scompare. Quando Carrie mi ha chiamata, stava tossendo e soffocava perché era in un incendio. Mi scusi? Lei è la madre di Nellie Lipton? Nellie era ancora viva quando lui diede fuoco al garage. Un vicino sentì le sue grida. È stato terribile. Mi dispiace tanto. Ha detto lui diede fuoco al garage. Lo vedi? Barton Ace. Lo arrestarono e lo fecero uscire su cauzione. Scomparve subito dopo. La polizia ha indagato... Lo vedi? Sul caso dopo la sua scomparsa? Ci provarono, ma non l'hanno trovato. Laggiù. Dovunque sia. È lui. Spero che abbia sofferto quanto Nellie. Dobbiamo scoprire dove è andato Barton Ace. Sei già a Grace Corner? No, sono ancora a Williamsport. Chiamami se trovi qualcosa. D'accordo. Grazie, Pat. Thank you.
Ne hai ricevuti dei riconoscimenti, vero? Era molto motivata. Avrebbe dovuto fare lei il medico. Io ero nella Croce Rossa prima che Michael nascesse. Nei corpi di pace. Erano gli anni 60. Noi dovevamo salvare il mondo. Ora so da chi ha preso Michael. Tieni. Io gli avevo organizzato un ospedale per animali in giardino. Noi salvavamo tutti, dagli scoiattoli appena nati agli scarafaggi. Come si salva uno scarafaggio? Beh, lo si deve girare quando rimane bloccato sulla schiena. Sì. No, c'è il dottor Grange che mi sostituisce. Sì, grazie. Bud. Michael, hai la cartina lì? Ho trovato 8 incendi dolosi nel raggio di 500 miglia da Starlight nel periodo in cui Carrie è scomparsa. Dimmi dove sono avvenuti gli incendi. D'accordo. Palmerton, Pennsylvania. Poco più su, Hazleton, Pennsylvania. Williamsport, Pennsylvania. E poi più a nord. Westfield, Pennsylvania. Poi vai a New York, Dryden. Da lì a Parksville, New Hampshire. Newburgh, New Hampshire. E poi dritto a nord, Grace Corner, New York. Tutto chiaro? Bud, traccia una linea retta da Williamsport a Grace Corner, New York. A che stai pensando? Supponiamo che Barton Ace sia scappato da Williamsport e finito a Grace Corner. Sarebbe passato dritto da Starlight. Oh, che mi venga un colpo. Aspetta. Io ho qui una foto dell'incendio che ci fu a Grace Corner. Dov'è? Dov'è finita? Oh, sembra proprio che abbiamo fatto centro. Vedevi i numeri, vero? Solo così potevi conoscere l'indirizzo. Mi scusi, avete un archivio degli incendi? Non ufficiale, però abbiamo la bacheca dei ricordi. Ci sono delle vecchie foto, qualche articolo. Eccola qua. Grazie.
in quell'incendio. Hai visto l'indirizzo della porta accanto? Arrestato per aver appiccato il fuoco. Bambina sconosciuta trovata tra le ceneri. Gazette? L'incendio è stato appiccato alla casa accanto. Trovarono i resti di 11 vittime. Una era una bambina sconosciuta. L'ufficio del coroner ha fatto tumulare i resti nel 94. Non sapremo mai se era Kerry. Ho trovato Barton Ace. Cercavo un uomo morto e ne ho trovato uno vivo. È ancora vivo. Ha passato gli ultimi 27 anni nella prigione di Comstock. Chi mi dice che sia lui? Beh, è stato condannato per 11 omicidi per incendio doloso nella contea di Schenectady. Il 2503 Franklin Way è a Schenectady. Sono tutti morti nella stessa data, il 30 giugno 1979, 3 settimane dopo la scomparsa di Kerry. Era fuori su cauzione per un incendio a Williamsport, Pennsylvania. Pronto? Sì. Che altro ci serve? Quei documenti parlano anche di altri bambini? No. Pare se la sia cavata per un reato e sia stato condannato per un altro. Michael. Pronto? Michael? Io vado a parlarci. Come sarebbe? Aspetta un attimo. Devo sapere tutto. Devo sapere. Non puoi entrare così a Comstock. Michael. Lei chi è? Dicono che è venuta a dirmi che qualcuno della mia famiglia è morto. Non sono qui per questo. E allora perché è qui? Ho bisogno del suo aiuto. Per che cosa? Dove va? Non credo che possa aiutarmi. No, aspetti, mi dia una possibilità almeno. Sto cercando di scoprire cosa è successo a una bambina di nome Kerry Waverly. È scomparsa da una cittadina chiamata Starlight. Da quasi 30 anni i suoi si chiedono che cosa le sia successo. Lei da qui non uscirà più, signor Ace. Perché non fa la cosa giusta prima di affrontare il giudizio di Dio? Ho già affrontato un giudizio e mi hanno sbattuto qui dentro. Perché lei aveva dei peccati da pagare. Ora ha l'occasione di dare pace a qualcuno contro cui ha peccato. Facciamo così. Mi trovi un avvocato che mi tiri fuori da qui e io dirò tutto quello che vuole. Signore, ha ben 11 accuse di omicidio a suo carico. Non è possibile. Mi possono trasferire, no? Questo non è un posto per gli esseri umani. Questo è un posto per degli animali. Animali che si aggrediscono. Alle guardie qui non gliene frega niente. Ti buttano nella tua gabbia sanguinante con un occhio massacrato. Non c'è pietà. Non c'è pietà! Lei crede nella pietà? È un dono di Dio. Aveva dimenticato il suo Dio quando ha ucciso Nellie Lipton. Non ha avuto neanche la pietà di ucciderla prima di dar fuoco al garage. Ha fatto lo stesso con Kerry? Ha dato fuoco all'appartamento per cercare di coprire di nuovo le sue tracce. Quante ragazzine c'erano lì?
Nessuna. Guardi la mia fedina. Mi domando come sarebbe questo posto se gli altri sapessero che cosa faceva alle bambine. Che effetto avrebbe una cosa del genere? Non può dire una cosa che non può provare. Io posso fare quello che voglio. Lavoro per la polizia. Sono qui per questo. Risponda alla mia domanda. Non può dirglielo. Guardia! Non può dirglielo. Guardia! Zitta! Non volevo che soffrisse. Non volevo. Lei, ormai l'avevano vista. Io volevo che fosse felice. Non volevo che scappasse di nuovo. Era scappata, per questo l'avevano vista. Io l'amavo. E l'altra non ha sofferto. Era già morta l'altra. Io le compravo un sacco di giocattoli. Non ha idea quanti giocattoli le ho comprato solo per farla felice, così lei non avrebbe più pianto in continuazione. Ha appiccato l'incendio e l'ha abbandonata lì. Le avevo preso tante cose per tenerle compagnia mentre io ero fuori e lei era molto felice di questo. E allora perché è scappata? Che dovevo portarle via perché... Lei continuava a cercare di scappare. Volevo solo che imparasse la lezione, capisce? E poi... Oh, guardia! Shh! Shh! Guardia! No, ha detto che non lo diceva! Ha detto che non lo diceva! Ha detto che non lo diceva! Io l'ho aiutata! Ha detto che non lo diceva! Ha detto che non lo diceva! Non può farmi questo! Quante bambine c'erano? L'altra non ha sofferto, era già morta l'altra. Quante bambine c'erano? Gli avevo preso tante cose per tenerle compagnia. Quante erano? L'altra non ha sofferto, era già morta l'altra. Nelly era ancora viva. L'altra era già morta l'altra. Nelly era ancora viva quando ha dato fuoco al garage. Quante bambine c'erano? Le prese delle cose. Quanto è rimasta svenuta? Non molto, un paio di minuti. Come ti senti? Sono preoccupato per te, forse ti stai sforzando troppo. Grasso prigionieri. Pronti ad aprire. Come faranno a dormire qui dentro? Bud, credo che ci fosse un'altra bambina insieme a Carrie. Barton ha detto che le prendeva delle cose. Quando gli ho chiesto... Piano, ricomincia. Barton ha confessato. Ha ammesso di averla presa. Sì. Scusa, dove stai andando? Devo parlare con Barton. Perché devi parlare ancora con quell'uomo? Credo che Barton avesse preso una compagna per Carrie. Quando gli ho chiesto se era viva quando è scappato, ha detto l'altra ragazzina era già morta. Così ho pensato a Nelly Lipton, ma sua madre ha detto che Nelly era ancora viva quando Barton appiccò l'incendio. Quindi, chi era l'altra se non era Nelly? Mi scusi, signora, lei è parente di Barton Ace? Sì. Mi spiace informarla che il signor Ace è morto. Cosa? Si è appena impiccato in cella. Dobbiamo continuare a cercare. Michael, i rapporti della polizia su cui ho messo le mani elencavano 4 sopravvissuti adulti in quell'incendio. L'unica bambina che fu trovata, morta o viva, non sappiamo chi fosse. Lui mi ha detto l'altra. Ha detto che le prendeva delle cose per renderla felice. Forse intendeva dei giocattoli. Cosa c'è di meglio di un'altra bambina? Non c'è un'altra bambina qui dentro. Hai fatto quello che ti eri prefissa, l'hai trovata. Credo che per entrambi sia ora di tornare alla nostra vita. Io ho un giornale e una moglie che hanno bisogno di me. Sono sicuro che tuo marito vorrebbe averti a casa. Perché non lasci che ti accompagni? No, grazie, sto bene. Sai, quando io lavoro a una storia che mi sta molto a cuore, sono quasi un po' deluso quando arrivo alla fine. Grazie di avermi aiutata. Figurati. Non c'è di che. Oberammergau. Non è bellissimo? Ma che cosa ha portato questa volta? Sono gigli quelli, vero? Dove diavolo è riuscita a trovarli? Sono fuori stagione. Lei viene qui solo una volta l'anno. Chi? Oh, non conosco il suo nome.
Glielo volevo chiedere un paio d'anni fa, ma quella volta erano dei ranuncoli, così l'ho lasciata in pace. Che sono i ranuncoli? Beh, i ranuncoli sono i fiori dei bambini. E c'erano anche tanti petali di peonie sparsi tutti intorno. Quindi capisce perché non mi sono impicciata. Quanti anni ha questa donna? Ma non lo so. A me ormai sembrano tutti giovani. Lei sa da dove veniva? Mi dispiace, no. Ma di una cosa sono sicura. I fiori sono sempre molto freschi. Quindi deve essere un posto vicino. Buona giornata. Buongiorno, ho telefonato per i gigli. Ah, sì, arrivo subito. Non si trovano in questo periodo. Qualche negozio li ha. Sì, ma non sono belli. Richiedono molta attenzione e molte cure. Ne ha venduti di recente? Mi pare di no. E che mi dice dei ranuncoli? Gli altri fiorai dicono che sono impossibili da conservare. In qualche occasione li ho. Quali occasioni? Vuole che i gigli glieli metta in un cestino o glieli incarto? È lei che ha piantato i gigli in quel terreno sfitto. Come sa questa storia? È lei. Perché? Me lo dica, per favore. Io vado lì a trovare mia figlia Lisa. Lisa? È morta in un incendio nel 1979? Sì. Quanti anni aveva? Aveva solo 5 anni e mezzo. Ma come fa a sapere che era lei? La bambina trovata tra le ceneri non era stata identificata. Finché non hanno scoperto che l'osso della gamba destra aveva una vecchia frattura. Così l'abbiamo saputo. Lisa era caduta dal letto a Castello l'anno prima. Come era arrivata nel palazzo? Era stata rapita, vero? Sì. Era scomparsa da 12 giorni. Poi la polizia ci disse che l'avevano trovata. Era stata portata al San Duke. Era successa una cosa terribile. Un incendio. E quando siamo arrivati lì per vedere Lisa, c'era un'altra bambina distesa nel letto. C'era un'altra bambina? Questa, per caso? Sì. Trovato. Disturbi cerebrali e il paranormale nel cervello umano in emorragia. Non conserviamo fascicoli così vecchi. Per legge dovete tenerli a disposizione per 99 anni. Trovi un'altra scusa. Si procuri un mandato. Si rende conto dell'errore che è stato fatto? Abbassi la voce. Voglio sapere che cosa le è successo. Continui a gridare e la farò portare fuori dalla vigilanza. Vuole vedere i fascicoli? Trovi un giudice. Grazie dell'aiuto. Thank you.
l'incendio ha provocato gravi ferite. Anche se muta, la bambina mostra segni di comprensione. Quale assistente sociale incaricata dal tribunale, raccomando che non sia mandata a Santa Teresa. Santa Teresa. Il Santa Teresa è solo per chi è senza speranza. Mi oppongo fermamente a questa decisione. Tanto varrebbe che fosse morta. Visto che la commissione ha deciso di ignorare le mie raccomandazioni, con questa lettera mi dimetto ufficialmente. Grazie al cielo. Michael! Ash. Com'è morta, mamma? La sconosciuta. 4172. Tu dovevi aiutarla. Ora capisco perché ha scelto me per colpa tua. Di che cosa stai parlando? Sembrava che volessi salvarla, che volessi fermarli. Dove hai sbagliato? Ah, tesoro, io non credo che dovremmo parlarne. Voglio una risposta. Che cosa le è successo? Ti prego. Loro dicevano che ormai era senza speranza. Che era una causa persa. E lei era solo una creaturina spaventata, nient'altro. Le sue ferite erano dentro di lei. Era per questo che non parlava. Io non potevo lasciare che la mandassero in quel posto. L'avrebbero rinchiusa in una stanza. L'avrebbero tenuta in vita come si fa con un animale in gabbia. Io non potevo lasciare che questo accadesse. Che cosa hai fatto, mamma? Lui è qui. Lui chi? Devi dirmelo adesso. Dimmi che cosa le è successo, mamma, ti prego. Entrerà questa volta. Ti prego. Di chi stai parlando, Michael? Che cosa le hai fatto? Dimmelo! Oh. Io l'ho portata a casa con me. E io l'ho cresciuta. Sei tu, Michael. Sei tu. Dissero che i suoi erano morti nell'incendio. Guarda, Lisa, lo vedi quell'angelo laggiù? Quello con la stella sulla testa? È lui. Pubblicarono una foto sul giornale, ma nessuno si fece avanti. Lo vedi, Lisa? È il principe delle stelle. È sua la stella fatata, amica dei bambini. Se esprimi un desiderio, fa avverare. Era ridotta molto male quando ce la portarono. Non aver paura, Lisa, nessuno ci sente. Esprimi il tuo desiderio. Io desidero andare a casa. C'è ancora una cosa, però, che devi fare. Perché il desiderio si avveri. Dopo un paio di mesi che l'avevo portata a casa, si è svegliata. Come se non fosse successo niente prima di quel momento. Quale? La prima cosa che le chiesi fu il suo nome. Devi dire il suo nome. Lei disse... Michael. 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 Il principe delle stelle. Io non volevo assolutamente che ricordasse cosa l'aveva ridotta in quello stato. Ciao. Che ci fai qui? Vuoi andare alla festa di Starlight? Ti accompagno. Aveva degli incubi terribili in ospedale. Sapevo che le era successo qualcos'altro oltre all'incendio. Io mi fidavo di te. Credevo che fossi buona. Invece guarda cosa mi hai fatto fare. È colpa tua. Mi dispiace, non lo faccio più. Ora ti do una lezione.
Guardala! Guardala! Tu me l'hai fatto fare, è colpa tua! No! Solo colpa tua! Lisa! Lisa! Ti ho detto cosa è successo! Te l'ho detto, guarda cosa mi hai fatto fare! Mi dispiace, non lo faccio più, lo prometto, non scappo più! È colpa tua, me l'hai fatto fare tu! Tu me l'hai fatto fare! Mi dispiace, non scappo più, lo prometto! Ora guarda cosa devo fare! Aprite la porta! Aprite! Prendo te per prima e poi torno a prendere lei. Coraggio. Devi venire qui, per favore. Vieni più vicino. Ti prometto che torno a prenderla. Ma prendo prima te, avanti. Non devi più avere paura di me. Mai più. Solo tu puoi salvarla adesso. Coraggio, tesoro. Così. Da brava, vieni da me. Sì, sei salva adesso. Sei tornato qui per Lisa. E non sei più uscito. Non riuscivo a dirti che era già morta. Perdona te stessa. Se lo vedo ancora, mi implorerà di morire. Ciao, amore. Ciao. Come stai? Bene. Sei pronta? Questo è per te. Io torno subito. D'accordo. Michael, lo sai che quando un Marine salva la vita di un altro uomo riceve una medaglia speciale? Ha 6 punte con un cerchio intorno. Spesso gli uomini si tatuano questa medaglia sul cuore. Ecco una copia del giornale di domani. Miracola Starlight. Bud. Vi prego, sedete. No, no, non posso sedermi. Un momento, che sta succedendo qui? Lui ci ha detto che ci sono delle nuove e importanti informazioni riguardo a nostra figlia, ma non ha voluto dirci altro e lei ci chiede di sederci. È perché voleva che ve lo dicessi io. Carrie non è affogata. È stata rapita da un uomo. Rapita? Sì. Andiamo. No, no, quando l'hanno trovata, nessuno sapeva chi fosse. Trovata? Era viva. È cresciuta credendo di essere un'altra.
Ma dentro di sé ha sempre saputo che qualcosa non andava. E quando finalmente ha scoperto chi era, ha voluto che lo sapeste anche voi. Così ha chiesto a suo marito di portarvi qui. L'ha fatto per me. Ogni sera mi dicevi una filastrocca prima di addormentarmi. Ti ricordi? È ora che i bimbi riposino un po' e che le bambine non dicano no. Oh mio Dio! È ora che il sonno ti porti lontano, come un amico ti tiene per mano, per udir del silenzio il canto. E quando al mattino ti risveglierai... E tuo papà avrai accanto. Coraggio, qui siamo pronti. Tra un attimo, io verso. Dai, tesoro, ci siamo. Su, amore, andiamo da papà e dal nonno. Passami il secchio. Allora, mettiamo le mani o i piedi? Seguiamo la tradizione. Ah, certo. D'accordo. Sei pronto? Sarà un po' strano, vedrai. Guarda. Metti le manine. Oh, bravo. Proprio le mani da medico. Oh, bravo, amore. Adesso scriviamo il nome. Oh, sì. Sarà una scrittrice, no? Farai il medico. Bravissima. Davvero? E sei sempre affamato. Sono orgoglioso di te. Oh, tesoro, come sei dolce. Ma sì, andiamo a tavola. La nonna ti ha preparato una buona pappa. Allora, che cosa c'è di buono? Il tuo piatto preferito. Venite ragazzi, abbiamo fame. Vieni. Oh, quanto è bella questa bambina. Dai, questo è per esempio una limonata fresca. Facciamo un brindisi. Grazie. Vai, viva.